rapporti tra Italia e Ungheria hanno una solida tradizione d'eccellenza, che si riscontra anche nel settore linguistico. Pensate, lo studio dell'italiano nelle scuole ungheresi risale al 1922. Credo che l'arte sia un veicolo straordinariamente importante per far conoscere non soltanto l'arte stessa, che ovviamente è un nostro grandissimo merito, ma l'Italia nel suo insieme, l'Italia economica, l'Italia culturale, l'Italia delle educazioni, l'Italia della partecipazione all'Europa. Dal 2 giugno al 22 agosto la Galleria Nazionale d'Ungheria offre al pubblico un'importante selezione delle opere di Fortunato De Pero dal titolo Il futurismo magico meccanico di De Pero, curato da Gabriella Belli. In questo momento ci troviamo all'interno della mostra su De Pero, il futurista, all'interno della Galleria Nazionale Ungherese a Budapest, e mi trovo in compagnia della direttrice del MART, il Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto, la dottoressa Belli, a cui chiedo subito, dottoressa, come è suddivisa la mostra? Il progetto è organizzato con due grandi focus. Il primo focus dedicato a De Pero, la vita di De Pero, la sua produzione, il suo contributo al movimento futurista italiano. Il secondo focus, che è stato curato dal museo, è un focus sull'arte delle avanguardie ungheresi di quel periodo, che viste in relazione al futurismo di De Pero e più in generale a un'idea di futurismo, insomma, ci mostrano tante straordinarie novità. L'inaugurazione della mostra che abbiamo seguito è stata organizzata sotto l'alto patrocinio congiunto dei presidenti della Repubblica d'Italia ed Ungheria e si è tenuta il 2 giugno presso la Galleria Nazionale d'Ungheria nell'affascinante cornice del Palazzo del Castello di Buda. Vi hanno partecipato autorità, rappresentanti del mondo della cultura, delle istituzioni, del giornalismo e dell'economia italiani ed ungheresi. L'evento si è chiuso con un momento conviviale a base di prodotti trentini ed italiani. La scelta di Budapest per la mostra non è casuale. Nel momento in cui si definiva in Italia l'estetica futurista di De Pero, Balla e Marinetti, la capitale ungherese era un grande laboratorio culturale ed artistico. Il problema dell'arte italiana è che l'arte italiana è conosciuta per quanto riguarda la grande tradizione rinascimentale, però è molto poco conosciuta per quanto riguarda la grande arte moderna e contemporanea, e quindi il fatto di avere un ambasciatore come il MART credo sia molto importante. Pensiamo che la cultura e l'arte siano delle cose molto importanti in sé, ma possono anche essere veicolo di nuove relazioni economiche, commerciali. I rapporti culturali tra Italia ed Ungheria spaziano in diversi settori. I settori chiave sono sicuramente quello delle arti visive. In Ungheria una vasta rete museale offre grandi possibilità di collaborazione con le istituzioni e vanta uno stretto raccordo con i principali musei italiani. Esistono inoltre circa 35 tipi d'accordo per scambi di studenti e insegnanti tra 80 università italiane e 17 ungheresi. Negli ultimi anni molto attive sono state università private come la Central European University, fondata nel 1991 da George Soros, che ha istituito un corso di laurea in business in collaborazione con la Bocconi di Milano. Molto consistenti e proficui i rapporti con il mondo accademico. Contestualmente con l'inaugurazione della mostra, la provincia autonoma di Trento con l'ambasciata italiana a Budapest ha organizzato una serie di incontri con i principali rappresentanti del mondo imprenditoriale e turistico ungherese per illustrare loro le nuove offerte culturali, economiche e turistiche del Trentino. Il mercato ungherese è un mercato fortemente produttivo, solo neanche l'1% viene importato, principalmente dalla Francia, ma siamo interessati a mettere una bandierina anche in Ungheria, avendo una forte vocazione all'internazionalità. Siamo presenti qui con un nucleo di aziende, sono 13 aziende dei settori di punta del Trentino, e questo pomeriggio faremo prima dei workshop per presentarci come sistema, ma soprattutto subito dopo ci saranno degli incontri business to business
proprio per sviluppare scambi commerciali ma anche collaborazioni industriali con l'economia ungherese. Il mercato ungherese non presenta numeri ancora molto importanti, però noi riteniamo che sia una clientela appetibile per il Trentino, sia d'estate che d'inverno.